Pallacanestro Sabaudia, Emanuele Della Felba, la Pallacanestro Sabaudia nasce quanto tempo fa? La Pallacanestro Sabaudia nasce nell'agosto del 2013, quindi neanche 4 anni, e con un'idea ben precisa, quindi già da subito il nostro slogan è stato c'è chi nasce già grande, quindi 4 anni per il momento di grandi soddisfazioni, dobbiamo essere sinceri. Il movimento cestistico della provincia di Latina? Il movimento cestistico è sicuramente trainato dalla squadra di Latina, che è la Benacquista, che sta facendo molto molto bene in Serie A, e di conseguenza dalle sue giovanili. E a Latina ci sono degli esempi di giovanili molto validi, anche come l'SMG, quindi c'è una realtà comunque latina che è molto molto importante. Noi come piccole province intorno, come piccoli punti intorno, dobbiamo innanzitutto cercare di crearci il nostro movimento e di poi io continuo a parlare di collaborazioni, anche se vedo che sono cose che non vengono ben accettate, però dobbiamo essere consapevoli ognuno delle capacità e delle forze che ha e cercare poi di approfittare delle società più importanti e più grandi per creare poi un movimento che possa diventare unico. Lo sport sicuramente è una cosa importante, soprattutto per i ragazzi, per i bambini che vediamo, no? In questo momento che si allenano. Che cosa cerchi di trasmettere a loro durante le attività settimanali? Noi come Sabaudia, come Pallacanestro Sabaudia, dobbiamo sì essere... come dire, dobbiamo creare una società e siamo in obbligo di creare, mi sento soprattutto in obbligo di creare una società che possa tirare fuori dei giocatori, e dall'altra parte dobbiamo riuscire a capire quello che è il nostro lavoro e la cultura che si trova nella città in cui stai, e bisogna essere consapevoli del fatto che in questo momento in alcuni punti lo sport è fondamentale, soprattutto sotto il punto di vista sociale, quindi fare sport non significa esclusivamente cercare di tirare fuori il campione, che è l'obiettivo di tutti chiaramente, ma significa togliere i bambini dalle strade, significa dare modo ai ragazzi di sfogarsi dopo la scuola, significa tante altre cose. È stato semplice per te lasciare il mondo dell'agonismo e quindi passare con i più piccoli? È stato uno shock, no? Semplice. È stato uno shock piacevole. Venivo chiaramente da realtà completamente diverse dove alcune cose probabilmente hanno dato anche troppo per scontato. Rimpastarmi in questo discorso, in questo mondo, significa mettersi in discussione, significa ricominciare da zero. Dall'altra parte significa avere comunque già un bagaglio di esperienza tale che mi permette poi di poter insegnare e trasmettere tante cose ai ragazzi. Chiaramente sto lavorando tantissimo su quello che è cambiare la cultura sportiva in questi centri, perché allenarsi il sabato pomeriggio, la domenica mattina o durante le feste per alcuni sembra impossibile, mentre per me magari è una normalità. Quindi un po' alla volta, l'anno scorso eravamo in 5, quest'anno siamo in 8, il prossimo anno magari saremo tutti e 15 ad allenarci. Sei anche responsabile nazionale per MSP Italia del settore basket, le finali nazionali saranno a Rimini quest'anno. Finale nazionale a Rimini, ringrazio Alessandro Domizzi per questa grandissima opportunità, ci uniremo quindi a loro per le loro finali nazionali di calcio, e l'obiettivo è quello di riuscire a portare più squadre possibile, di riuscire a creare un movimento importante. Approfitto anche per ringraziare Alessandro Ghillemi, che è il ragazzo che mi sta dando una grandissima mano per aver organizzato il campionato amatoriale e appunto in zona della provincia di Latina. L'obiettivo è quello di crescere tanto, abbiamo bisogno di gente che ci aiuta, abbiamo bisogno di tutto quello che è sano, tutto quello che è sport, e l'obiettivo delle finali nazionali è come primo anno un obiettivo importante, abbiamo ancora qualche mese per poterci lavorare, siamo certi di riuscire a fare una cosa piacevole e divertente. Senti, per chiudere, il movimento cestistico invece nazionale? Oggi ho saputo che Cantù, la mia squadra del cuore, ha rifirmato Recalcati, quindi è già una cosa che mi ha fatto molto piacere. Abbiamo bisogno di persone competenti, abbiamo bisogno di giocatori competenti, abbiamo bisogno di lanciare i giovani italiani, abbiamo bisogno di tantissime cose che probabilmente in questi anni abbiamo un po' messo da parte. Io tra l'altro vengo da due generazioni completamente differenti, ovvero ho vissuto la generazione pre-Bosman e post-Bosman, e le metodologie, i campioni, i giocatori con cui si giocava erano totalmente diversi da quelli che ci sono adesso. È un problema probabilmente di poco materiale
umano, però si lavora tutti i giorni proprio per questo. Noi siamo qui per questo, per cercare di creare nuovi giocatori e chissà, magari in futuro tra questi della Pallacanestro Sabaglia ci sarà qualcosa che potrà essere utile al movimento nazionale.